Valvomano Ristorante degli Compagni, location scelta dalla società Biancorossa per la rituale tradizionale cena di Natale. Staff societario, tecnico, prima squadra, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, amici, sponsor, anche l'ex presidente Giovanni Cerulli, legatissimo a Luciano Campitelli, che prende da subito la parola per caricare la squadra in vista dell'imminente confronto interno con la vice capolista triestina. Innanzitutto grazie a tutti che come ogni anno ci onorate di questa bellissima festa e poi voglio dire una cosa alla squadra di fronte a tutti, che domenica vogliamo vincere a tutti i costi. Quindi o con le buone o con le cattive, ci dovete dare questi 3 punti sabato, perché ne abbiamo bisogno più noi, perché siamo proprio agli sgoccioli. E quindi un appello da parte mia e di tutti i nostri tifosi, perché ci vogliono i 3 punti a tutti i costi. Quindi se dovete giocare a 100 vuol dire che giocherete a 160, non a 100, per poter cercare di vincere questa partita, perché vincere una squadra forte come diciamo, la Triestina ci fa piacere, ci fa passare un grande Natale e ci rendete felicissimi. Questo è un appello, speriamo che poi si avveri. Dopodiché ripeto, festa bellissima, sono onoratissimo come presidente e come primo responsabile di questa società. Spero che in futuro, da sabato in poi, i risultati sicuramente possano arrivare e quindi essere anche noi in uno stato mentale diverso da quello che fino adesso siamo stati, ma penso che anche i ragazzi credo che abbiano le stesse, diciamo, mentalmente le stesse problematiche nostre, però queste si possono far passare solo con tanto impegno, e ce lo mettete, tanta determinazione, ce la mettete, forse più di fronte alla porta un po' più di concentrazione e più di fortuna. Quindi penso che oramai la fortuna dovrà essere dalla nostra parte, perché fino adesso è stata un po' più lontana rispetto a noi. Credo molto in voi e ripeto, domenica tutti allo stadio, tutti a tifare voi, sabato, purtroppo sabato, io sono per la domenica, e quindi, ma non è un problema di sabato e domenica. Quindi grazie, buon Natale a tutti e speriamo di vederci allo stadio tutti. Grazie. Noblesse oblige, auguri presidente. Anche a te e ti ringrazio. Che sia un brindisi propiziatorio questo. Ma sicuramente dovrà essere propiziatorio, perché ce lo meritiamo tutti. Assolutamente, assolutamente. E ce lo meritiamo veramente tanto. Poi ti volevo fare i complimenti perché hai veramente fatto un brindisi di classe, di classe che altre emittenti non mi hanno fatto, quindi sei stato veramente bravo. Siamo stati originali, sì, diciamo, sì, così. Sì. Presidente, di che cosa vogliamo parlare? Ma fai tu le domande, no, e io ti rispondo. Lei, faccia lei, perché oggi sono a buono. Dobbiamo parlare che forse non abbiamo fatto come noi ci aspettavamo. E quindi sicuramente ci mancano 3-4 risultati che ci potevano mettere in una situazione diversa da quello in cui siamo oggi. Sicuramente. Però in linea con gli altri 2 anni, cioè più o meno. Sì, oramai la linea. Siamo in sofferenza. Siamo in sofferenza, hai detto bene. Sicuramente sarà dipeso pure da noi, quindi non è che qui. Per oggi, ripeto, ho detto prima a Ghirelli, oggi avere sulle spalle una Serie C significa avere sulle spalle dei costi terribili, certo, che oggi credo che la Serie C non se la possa permettere nessuno. Serie B puoi gestire i soldi della Lega, Serie A altro che tante, Serie C devi... È solo una rimessa. Tanta rimessa, sì, quindi sì. Spero che questo calvario finisca con delle leggi
corrette, altrimenti finirà la Serie C. Quindi lei si auspica il semiprofessionismo da subito? Io mi auspico un qualche cosa che o danno un milione e poi dei bonus in base ai giovani che giocano, sì, ma altrimenti non si regge. C'è un giocattolo che è passivo dall'inizio, cioè tu prendi una Serie C e sai che fai debiti sicuro. C'è chi dice il contrario, dice una bugia, quindi io sfido chiunque. Gli do domattina alla società e se questa società oggi fare plusvalenza in Serie C è difficilissimo e quindi è dura, è dura. Sulla proposta duplice di Ghirelli non cambierebbe granché? No, io gliel'ho detto perché gli ho detto che le chiacchiere molte volte sono troppe e spero che lui, siccome c'è stima tra di noi, e che Gravina faccia quelle riforme corrette che sicuramente farà, perché Gravina è persona per bene, è persona che quando prende un impegno sicuramente lo porta a termine. Con Francesco lui ha lavorato tanti anni e sicuramente possono fare un qualche cosa di nuovo, veramente di diverso. Io me lo auspico veramente, perché altrimenti, ripeto, sarà durissima, ma non tanto per noi, perché va via Campitelli, viene un altro, forse sarà meglio o sarà peggio, ma la sofferenza sarà quella, ma per i tifosi in genere, cioè per i tifosi del Teramo, di altre società. Una volta in Abruzzo c'erano 4 società di Serie C, oggi ce ne sta una sola e negli ultimi anni soffre per poter mantenere questa categoria. Anzi, addirittura nel 2001-2002 ne erano 6 abruzzesi. Quindi figuriamoci che cosa è successo. E se si arriva che imprenditori come me finiscono per lo scoraggiarsi, può darsi che arrivano altri che siano migliori. Ma io spero che arrivino dei locali che possono essere meglio di noi. Se arrivano gente completamente di fuori a cui tu affidi una società, non credo che dopo 1, 2, 3 rimettono, scappano, non c'è altro modo. Ma lei ha tanta passione, perché insomma poi tra l'altro facciamo interviste ormai da 10 anni, quando ci siamo conosciuti nel 2008, questo è l'11° anno di presidenza del Teramo, ha fatto grandi cose, soprattutto grandi sacrifici di natura economica e grandi risultati. Presidente, il mercato sarà corretto, l'organico? Ma sicuramente il mercato in questo momento, noi dobbiamo arrivare a fine mercato cercando di fare il massimo dei punti e può darsi che ci si sblocca da un momento all'altro qualche giocatore davanti, altrimenti sicuramente dobbiamo vedere di trovare la persona o le persone giuste che possono essere messe nel nostro tassello di squadra per cercare di migliorarci, altrimenti rilottare come l'anno scorso io fisicamente non me la sento, quindi rischieremmo anche che io se non me la sento a vedere delle partite perché mi ci sento male non ci posso andare, quindi se arrivo a quel punto poi ci sono 2 strade, o vai via oppure delle vittorie ti ritornano a dare sicurezza o meno, perché io personalmente oggi comincio a perdere a livello proprio di fisico delle batoste, che sto male per 3-4 giorni dopo e quindi non me lo posso permettere. La comprendiamo, Presidente, era iracondo dopo Teramo Renate, sbollita la rabbia? Ma sicuro, ma cioè, lì quando si dicono delle cose si dicono a livello sportivo, non a livello personale, no, infatti, non sono ragazzi che il giorno dopo stavo di nuovo insieme, loro sanno quando ci tengo io e quando ci tengono anche loro, che loro non è che vogliono perdere le partite, però molte volte, siccome sono ragazzi, una piccola, diciamo, sterzata va data, e poi o perché è successo a Vicenza contro una squadra come il Vicenza l'abbiamo pareggiato. È stata una bella reazione d'orgoglio. Speriamo che quella reazione continui nella normalità, perché non è che servano poi, che poi se li fai sempre non ottieni niente, certo. Però speriamo che poi possiamo sicuramente tornare a fare qualche risultato positivo. Ercole Cimini, vicepresidente del Teramo, queste sono serate che vanno a cementare ancora di più certo spirito. Questa è una serata importante soprattutto per fare gli auguri alle persone, che possono essere giocatori, possono essere amici, tifosi, un po' di tutti. Questo è il Natale, quindi a Natale si è tutti più buoni, tutti più gentili e anche più pazienti. Quindi anche più pazienti, io voglio fare il cattivello. Dimmi. Perché questa è la terza stagione in cui purtroppo le cose non vanno come dovrebbero. Ma dovremmo essere molto felici, perché è la terza stagione
andando così male, però la terza stagione che siamo ancora in Lega Pro. Quindi proprio così malvagia. Una provocazione la mia. Ma no, ma io le accetto le provocazioni. Purtroppo tutti quanti ci aspettiamo di fare meglio. A volte ci si riesce, a volte non ci si riesce. Purtroppo qualcosa va anche storto, un pizzico di fortuna in più, secondo me potremmo stare a parlare di altre cose. Però purtroppo il calcio un palo ti fa retrocedere, un palo gol ti fa fare meglio. Il calcio oggi ci vuole programmazione. Secondo me quest'anno io vedo delle positività, perché è un calcio che si sta costruendo qualcosa di importante. Molti giovani soprattutto. No? Si sta ricreando qualcosa di importante, come è stato fatto negli anni. C'è una ricostruzione e quindi ci vorrebbe anche un po' di più di pazienza e soprattutto un incoraggiamento a una squadra giovane, una squadra che può darci soddisfazioni, ma è una squadra che, essendo giovane, ma anche sostenuta da parte di tutti. Dici bene, ricostruzione, linea verde, quindi diciamo che c'è anche la possibilità, no, di seminare oggi e raccogliere domani. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo, credo che sia questa la strada giusta per una piazza e per una società soprattutto come Teramo, che ha fatto sempre grandissimi sacrifici dal punto di vista economico. Ma questo sacrifici nessuno, né a me né a mio cugino, ce l'ha imposto qualcuno di fare sacrifici. Questo è uno sport che io e mio cugino amiamo da tanti anni, siamo arrivati a dei livelli molto importanti. Detto, io penso che questa squadra merita più rispetto e soprattutto merita di essere sostenuta. Al primo sbaglio non si può criticare, io posso anche criticare dentro di me che qualcosa non mi va bene, però a volte riesco a capire che purtroppo ci sono degli errori fatti dall'inesperienza, fatta da fattori. Poi vinci tre partite di fila, diventi un fenomeno, ne perdi o ne pareggi due o ne perdi tre. C'è troppa umoralità, insomma. No? Però il calcio è così, a tutte le latitudini, non è che lo possiamo cambiare. Io, come ti ripeto, io penso che qui si sta costruendo qualcosa per fare qualcosa di importante. Se poi non ci si riesce, vuol dire che qualcun altro farà meglio. È una dichiarazione molto importante, perché state costruendo per un futuro che sia ancora più radioso. Significa che nel prossimo futuro ci sarete voi. Ma non è che ha detto questo. Io il mio pensiero lo sa solo mio cugino, quindi io non è che ne parlo in televisione con qualcuno. Ho capito, ma se costruisci per il futuro significa che ci sei tu ancora, no? No, è una costruisci per altri. Ma può essere anche una costruzione per le persone che vogliono bene alla Teramo Calcio, persone che si trovano di qualcosa già in fase di costruzione. Ma è stanco Ercole Cimini di questo calcio, sì o no? Io molto, io tantissimo, io veramente tanto, sono stanco di essere, voglio un po' di riposo. Stanco o più nauseato? No, stanco. Stanco. No, il calcio è lo sport più bello del mondo, però a volte bisogna anche un po' staccare, perché ce n'è bisogno fisicamente. Io faccio un lavoro dove ho delle responsabilità enormi nei confronti delle famiglie, nei confronti di tutti quei collaboratori, dal primo all'ultimo, che lavorano nella mia azienda. Posso dedicare molto molto poco, tranne quello di andare a vedere la partita, mentre una volta avevo anche la voglia di andare a Vicenza, di andare a Bolzano a vedere la partita. Oggi ho bisogno di staccare un po', perché anche le pressioni sono alte. Cosa vuoi? Anch'io comincio ad avere molti capelli bianchi e anch'io voglio... Conta lo spirito, Ercole, lo sai meglio di me. Conta... Lo spirito è fondamentale.
Puoi avere anche i capelli bianchi, ma se c'è uno spirito che va a 3.000. Senza impegni. No, senza impegni è diverso. Lo spirito senza impegni è il più bello di tutti. Beh, certo. Lo spirito con l'impegno penso che sia un po' differente. Però ecco, io il mio pensiero lo sa mio cugino. Mi auguro tutto il bene di questo mondo per il Teramo Calcio, perché è una cosa che abbiamo amata, amiamo ancora. Primo tifosi del Teramo, anche subendo delle aggressioni non personali, perché a me personalmente non mi ha mai offeso nessuno, però penso che c'è bisogno anche del rispetto delle famiglie. Siccome io e quel signore che è venuto prima di me abbiamo sempre avuto rispetto delle... rispetto per le persone che tutti i giorni salutiamo e tutti i giorni che non abbiamo mai offeso nessuno, non abbiamo mai, e onestamente oggi le offese cominciano a diventare molto pesanti, ma non per Luciano Campitelli o per Cimini Ercole, ma per le famiglie e soprattutto per i figli. E onestamente quando si va a toccare, perché poi ho detto, si può sbagliare, abbiamo sbagliato tanto, in primis mio cugino, continua a sbagliare, perché nei momenti di sofferenza poi si va a dire cose che una persona neanche può pensare, ma ditemi voi chi è che la persona che non sbaglia, e soprattutto nei momenti in cui la squadra è in difficoltà, più passa il tempo più ci resta difficile gestire un palcoscenico del genere, fatto da 11-12 anni che siamo una Teramo Calcio, un po' di riposo ce n'è bisogno. Ma io non sono stanco per il calcio, io voglio che Luciano torni sereno, torni ad essere imprenditore nella mia azienda, nell'azienda che abbiamo costruito insieme, e voglio che dedichi quello che veramente sa fare. Oggi lo vedo veramente stanco, provato, e a volte mi dispiace tanto, io ci parlo tantissimo con mio cugino e non è, onestamente, con tante problematiche che ci sono, non lo vedo neanche più lucido, e quindi io voglio che lui torni quella persona serena, quella persona che gioca bene con i suoi nipotini, con i suoi figli, e che dedica di più alle persone che lui ama, e soprattutto che le persone che amano lui. E quindi penso che questa è la cosa più importante. Oggi mio cugino ha bisogno di questo, ha bisogno che torni ad essere una persona presente a casa, una persona presente in azienda, e soprattutto una persona tranquilla, serena, ecco. serena. Oggi sarà l'ultimo anno quindi di Campitelli e Cimini alla guida del Teramo? Io non so se sia l'ultimo anno, se fosse per me io la mia decisione già l'ho presa un paio d'anni fa. Mio cugino, se vuole continuare, continuerà. Io lo dico qui e l'ho detto tanti anni, da solo non ce lo lascio assolutamente, perché lasciare la barca non fa parte del nostro carattere. Però oggi, secondo me, ci sono cose più importanti che fanno parte del calcio. Il calcio abbiamo dato tanto, abbiamo avuto tanto, ci ha tolto tanto, ci ha tolto veramente tanto, e penso che le persone che ne hanno pagato di più di tutti in questo periodo di calcio sono state le nostre famiglie, e devo dire che le persone che noi amiamo e che ci amano non possono essere sempre lasciate come seconda cosa, quindi meglio dedicare le mie famiglie, intendo per me anche la mia azienda, è anche giusto che si dedichi di più alle persone che ti amano. Oggi mio cugino è stato sannato, è stato per tanti anni applaudito e tutto il resto. Oggi, nel momento di difficoltà, è il primo ad essere bersagliato. Noi abbiamo fatto il nostro dovere in tutto quello che sono le nostre competenze. Poi se c'è qualcuno più bravo, è giusto che mio cugino si faccia da parte, ma la cosa più bella di mio cugino, se lascia, che lasciasse un futuro. C'è sempre un solo problema: se andate via voi, purtroppo a terra non potrebbe finire il calcio. Non sono d'accordo. Io non sono d'accordo.
Assolutamente, perché ancora qualche pazzo abbia voglia di fare calcio, e io me lo auguro che sia persone che amano, perché fare questo sport, una volta si faceva calcio perché erano tanti motivi per fare il calcio, perché ce ne sono sempre delle retroscene, c'era sempre qualcosa di importante prima. Oggi onestamente fare calcio è diventata una cosa molto difficile. Molto difficile, però io ti volevo fare questa domanda che è precisa. Perché è diventata così complicata la piazza di Teramo? Te lo dice un teramano doc. Purtroppo non riesco a darti una risposta. E siccome questa è una domanda che mi faccio da solo anche io, ed il motivo perché io sono stanco, noi dobbiamo fare il campionato che ci siamo prefissi. Un campionato sofferente fino alla fine, ma che si raggiunga la salvezza. Quindi oggi siamo fuori dalla lotta, quindi domenica vinciamo, sabato vinciamo, e me lo auguro con tutto il cuore. Se perdiamo vuol dire che andremo a fare la partita nostra a Terni. Noi dobbiamo fare una cosa sola, salvarci, uscire puliti, e speriamo che entri qualcuno a dare una mano a rinforzare la società, oppure se ha più voglia di fare meglio di noi. Se ha più voglia di fare meglio di noi, io glielo auguro di tutto il cuore, e sarò sempre un grande tifoso del Teramo Calcio, un grande tifoso della città di Teramo, che mi ha dato tanto. E un augurio importante a tutta la città di Teramo. Il Teramo Calcio non è di Campidelli, il Teramo Calcio è della città di Teramo. Sì, è della città, dei tifosi, però poi i soldi li mettete voi due. Ho detto prima, nessuno ce l'ha ordinato. Nessuno ce l'ha ordinato. Comunque sono parole tue che vengono fuori dal cuore, e davvero sì. Mi fa molto piacere di averti ascoltato e di averti avvicinato con questa intervista. Io ne approfitterei per fare gli auguri di Buon Natale e buone feste a tutti gli amici che sono in visione e all'ascolto. Allora, innanzitutto gli auguri vanno a tutti, certo. Più alti, più bassi, più piccoli, tutti quanti. Soprattutto va a questi meravigliosi ragazzi che ne hanno veramente bisogno, che sono tutti i ragazzi, lo staff tecnico e tutte le persone che vanno dietro a Teramo Calcio. Un augurio speciale va ai nostri mitici sponsor, un augurio speciale lo faccio alla città di Teramo, a tutti i tifosi, e un augurio speciale lo faccio a mio cugino, che deve stare tranquillo, lui è una persona per bene. Emilio Capaldi, parliamo, facciamo un po' il punto della situazione. Beh, insomma, bisogna lottare. Siamo nati per questo, no? Si lotta. Particolarmente la mia generazione. Scherzo, chiaramente sì. Per il momento è così, bisogna lottare perché è un girone difficilissimo. Si può perdere come si può vincere con tutti. Squadre molto organizzate, città importanti, con trascorsi anche di categorie superiori. Quindi noi cercheremo di fare bella figura, ma soprattutto di arrivare sest'ultimi, che è poi l'obiettivo fondamentale, no? Per dare continuità a questo club, alla storia della famiglia Campidelli, che sta reggendo le sorti da 11 anni. Questo va detto e ribadito, perché molti non hanno capito bene che, insomma, si parla di una categoria come la Serie C in cui non ci sono ritorni, ma ci sono soltanto grandi investimenti. Sì, perché le norme sono sempre più stringenti, sia di carattere economico che di licenze nazionali. Quindi bisogna stare attenti, vigili, e soprattutto poi a livello economico, con le scadenze federali sono incredibili. Quindi è una famiglia che sta portando avanti una categoria importante, tant'è che è l'unica società di Serie C in Abruzzo. Quindi questo va dato merito alla famiglia Campitelli e al cugino Ercole Cimini. Quindi per il momento sono loro, stanno facendo. Sicuramente noi stiamo dando una mano sotto l'aspetto organizzativo, cercando di equilibrare i conti, però chiaramente gli va dato atto che se non fosse per loro questa categoria per il momento sarebbe utopia. E certe verità per essere assimilate vanno ribadite, lo abbiamo fatto molto volentieri. A me non sembra un organico modesto, mi spiego meglio. Per esempio il centrocampo è un centrocampo di qualità,
magari manca un po' di fisicità, questo è un altro discorso, però in generale questa è una squadra che ha tutte le credenziali per centrare la salvezza senza patemi d'animo come è successo nei precedenti due anni. Sì, è chiaro che noi all'inizio il programma era questo ed è questo, di centrare la salvezza prima possibile. Abbiamo patrimonializzato la società con ragazzi giovani, molto giovani, quindi sono di proprietà del Teramo Calcio, che sono già ambiti, qualcuno da società di categoria superiore. È normale che poi, facendo questo discorso, tra l'altro siamo la rosa è composta da 13 under e 13 over, quindi è normale che sappiamo, abbiamo costruito questa rosa appunto per salvarci, però è una ben amalgamata. Poi abbiamo un ottimo allenatore, secondo me il centrocampo, come dicevi tu e lo confermo, è uno dei migliori di questa categoria, perché abbiamo una grandissima qualità sia con Proietti, sia con Ranieri, sia con Persi, che è quello, diciamo, tra l'altro è quello casomai che c'ha più grinta, che mette più sta pressione, uscendo fuori, no? Che sta uscendo, faceva la Serie D l'anno scorso, è stato con me nei giovanissimi tempo fa, quindi lo conoscevo bene e lo conosco benissimo, quindi cresce di partita in partita, sta vedendo che lui ci può stare, sta secondo me facendo bene, con tanta autostima, e quindi secondo me domenicalmente crescerà ancora. Emilio, parliamo anche del minutaggio, che è una risorsa indubbiamente per le società di Serie C, però ci sono pro e contro, questa regola dei giovani, a prescindere dall'età, se il giovane è bravo deve giocare. Sì, io condivido questo aspetto, però bisogna che la società sia brava, che se noi all'inizio, anche dalla stagione scorsa, dobbiamo per forza ambire a più contributi possibili dalla Lega, il minutaggio è la voce principale. L'importante è prendere giovani bravi che possono giocare, che oltre a fare minutaggio possono anche fare delle plusvalenze, e noi questo è stato un obiettivo, e i giovani nostri, senza ombra di dubbio, con tutto, mi riferivo in generale, ma con tutto il rispetto per gli altri, secondo me abbiamo degli ottimi ragazzi. No, perché molti dicono che per questo discorso si è abbassata ulteriormente la qualità del campionato. Sì, ma non può essere solo quella la prerogativa. La prerogativa non può essere di far giocare a prescindere i giovani esclusivamente per il minutaggio. Si retrocede, no? Quindi se ha il giovane bravo, gioca. Se non ce l'hai, non deve giocare. Assolutamente, questo non sembra l'ABC, no? Però è chiaro che ci sono poi società che prendono giovani soltanto per ottenere il minutaggio, che poi è fondamentale per rimanere in vita. Ti posso confermare che i primi due step di minutaggio, quindi il primo step di 7 partite, il secondo step di 7, noi siamo la prima società nel girone B avendo realizzato più minutaggio di tutti a livello di minuti, quindi significa che hanno giocato tanti giovani, ma tanti giovani di qualità. Quanti minuti, si può fare un calcolo? Noi ne abbiamo realizzati anche nel secondo step sui 3.000 minuti. 3.000 minuti? Sì. E poi diventano risorse finanziarie importanti. È fondamentale per aiutare la società a spendere un po' di meno, a attingere meno risorse dalle aziende, perché significa attingere dalla Lega il massimo che possiamo fare. E quindi questo per me è un obiettivo anche mio personale, che sia per quanto riguarda la legge Melandri, per quanto riguarda il minutaggio e altre situazioni, come l'anno scorso abbiamo sempre preso il massimo, non ci abbiamo lasciato un euro. Vexata questio, tutto fermo sulla questione stadio, oppure si è mosso qualcosa nel frattempo? Perché poi noi ci eravamo sentiti in estate, sembrava che si potesse arrivare a un accordo. Io ce l'ho sempre in testa, perché avere la gestione dello stadio per noi sarebbe fondamentale. Praticamente paghiamo un affitto senza nessun tipo di ritorno, senza poter fare assolutamente nulla. Con la gestione autonoma della società potremmo stare sicuramente a livello economico molto meglio. C'è stato qualche ostacolo nel frattempo, perché sembrava che la cosa si potesse fare? No, io ci parlo, anche il presidente parla anche con il gestore.
ne dobbiamo riparlare, speriamo di trovare la quadra al più presto. Quindi tutto aperto ancora? Sì, sì, ancora aperto, come no. Capaldi, lo vorrei ricordare, grande conoscitore di calcio, grande esperienza, grande conoscitore di carte federali. Che cosa ti ha dato la palestra di Celano? Perché la palestra di Celano per te, secondo me, è stata fondamentale. È tutto. Sì, tu perché, è partito da lì. Sì, perché io avevo 20 anni quando ho iniziato a fare il segretario a Celano, quindi ho avuto tutte le cariche, segretario, segretario generale, direttore sportivo, direttore generale, amministratore delegato, amministratore unico, quindi è stata un'ottima palestra. Ho anche avuto la fortuna di fare il consulente per società importanti, collaborando con amici importanti. Lo faccio tuttora, ma chiaramente adesso la mia società è il Teramo e ho sempre messo il cuore, l'anima 24 ore su 24 per questa società, per questa città. I giovani dirigenti sono così oppure devono imparare ancora molto? La schiettezza, la sincerità? Diciamo che i giovani rispetto a noi di questa generazione, fatto il loro, poi si fermano. Invece no, io ogni sera, anche siccome vivo da solo a Teramo, anche facendo l'una alle due, tutte le sere, nessuna sera esclusa, anche con la febbre, vedo tutti i comunicati ufficiali. Continui a studiare. Sempre, perché è in continua evoluzione il calcio, no? Particolarmente le NOIF, e senza di quello secondo me possiamo fare poco. E se il Teramo ha attinto risorse importanti è perché, diciamo, ci lavoriamo tanto, perché il nostro mestiere, siamo dei professionisti, chi va in campo ha quel ruolo e chi è fuori dal campo abbiamo questo ruolo. Grazie ad Emilio Capaldi, direttore generale del Teramo, un grande, grandissimo professionista del settore. Grazie, grazie a te. State cenando in assoluta serenità, Ivan, no? Sì, sì, ma è quello che ci vuole comunque, al di là della, un po' la situazione per noi un po' delicata, ma penso che quella deve essere la base di tutto, perché senza serenità e essere un po' così non aiuta sicuramente, quindi la serenità deve esserci, come dicevo, la base di tutto. Che poi insomma voi siete abituati negli ultimi anni a soffrire, questo è il terzo anno purtroppo. Sì, infatti questi ultimi anni ci troviamo sempre a, come dici tu, siamo un po' abituati negli ultimi anni, ci dispiace, però cerchiamo di risollevarci subito e tirarci fuori da questa situazione come abbiamo fatto in passato. La Teramo non vince dal 28 ottobre, 2-1 su Ravenna, nelle successive 8 partite soltanto 4 pareggi. Ivan Speranza ne ha saltate 3 di sfide e probabilmente salterà anche la partita, il confronto interno con la Triestina in programma sabato alle 14.30, ci dai la certezza, la conferma? Insomma. Sì, mi sto allenando a parte oggi ancora e stiamo vedendo, è un po' difficile, come ovviamente stiamo facendo l'impossibile con tutto lo staff medico e tutto, ma vediamo un pochettino. Ripeto, spero di esserci, ma non è facile sicuramente. Anche perché un infortunio, mi dicevi poc'anzi a microfoni spenti, fastidioso alla caviglia, ancora non si capisce bene. Sì, 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 questo dolore, diciamo, un versamento, un ematoma tra le ossa, che è un pochettino fastidioso, che non mi permette di correre, quindi stiamo cercando appunto di eliminare questo ematoma per poi proseguire con il lavoro. Tra l'altro 8 anni di militanza, un vero capitano Ivan Speranza, classe 1985, se non vado errato, però insomma l'età non è anagrafica ma assolutamente biologica, e tu sei stato sempre abituato a stare in campo, perché se non ricordo male in questi 8 anni non hai avuto grandi infortuni. No, no, assolutamente, tranne il primo anno in Serie D che ho avuto con una botta uno strappo al polpaccio, poi il resto sono, come dici tu, sono stato sempre bene o male in campo, saltando magari qualche partita, però assolutamente sono uno che, ripeto, dà il massimo per stare in campo, anche con alcuni acciacchi, dolori, però mi piace essere lì, aiutare la squadra soprattutto. Teramo Triestina, Triestina vice capolista della Girone B, ha battuto una delle formazioni più accreditate alla vittoria finale, che sta accusando qualche battuta a vuoto di troppo, la Feralpi Salò, senza Granoce però sarà la Triestina. Ma è una grande squadra, come dicevi tu, una squadra attrezzata per stare lì, per puntare a vincere. E, come hai detto tu, manca Granoce, e questo sicuramente per noi è una cosa positiva, che comunque è un attaccante di altra categoria, lo sappiamo tutti. Questo si sa, però ripeto, è una squadra importante, una squadra con valori importanti, con giocatori di un certo livello.
quindi dobbiamo stare molto attenti, la stiamo preparando bene come sempre per cercare di portare il risultato che vogliamo da un po'. Sarà comunque l'occasione, Ivan, di riabbracciare, anche perché ci sarà Mirko Petrella. Sì, Mirko, siamo rimasti in ottimi rapporti, abbiamo giocato praticamente 6 anni insieme, quindi è un amico in tutti gli effetti, ci sentiamo sempre e non è, magari averlo da compagno era meglio sicuramente. Anche perché ha fatto già 3 gol come Granoce. Lo sappiamo, Mirko è un grande giocatore, al di là per me è un grandissimo amico. E ovviamente dobbiamo stare attenti anche a lui. Terminerai la carriera a Teramo. È un contratto, se non vado errato, sino al 30 giugno 2020? Sì. Il mio contratto. Quindi l'obiettivo è questo. Insomma. L'obiettivo è quello, magari fare qualche anno in più. Se... Certo, no. se, questo te lo auguriamo. Soprattutto se il fisico permette. No, la mia volontà è quella. Se no, non arrivavo a stare qui 8 anni. E ho avuto altre occasioni, ma è sempre stato, mi è entrato nel cuore Teramo da tempo e questa volontà, poi non dipende solo da me ovviamente, però la mia volontà è quella. Un grande esempio davvero di fedeltà sportiva, grazie a Ivan Speranza, in bocca al lupo per tutto. Io ringrazio per la grande pazienza, dobbiamo dire, Sandro Federico, DS del Teramo. Vediamo tanti dirigenti, ex dirigenti, giocatori del Teramo, naturalmente il presidente Luciano Campitelli, anche i tifosi. È una bella serata intanto. Sì, perché ritroviamo un po' tutti i nostri collaboratori, il momento di festa, è giusto anche ogni tanto godersi questi momenti e anche condividere un po' aspetti della nostra vita. E Natale è l'occasione migliore perché siamo tutti un po' più sereni. Nelle ultime 8 partite soltanto 4 pareggi, 4 punti, però la squadra sembra migliorare gradualmente, almeno quello che si è visto nell'ultima partita, quella di Pesa. Ma soprattutto stanno migliorando alcuni protagonisti e mi riferisco a Proietti, che sta diventando l'anima di questa squadra, la crescita di alcuni giovani come Persia, un ragazzo che sta facendo cose straordinarie, Piacentini idem, Fiordaliso, Mantini in crescita, e quindi ci sono alcune particolarità che ci fanno ben sperare. Assolutamente, poi tra l'altro c'è da dire che insomma a Pesaro c'è stata grande opportunità di sbloccare il punteggio, ci dispiace per Piccioni che sta vivendo una stagione molto particolare, ancora a digiuno, lo scorso anno ha fatto molto bene direi a Sant'Arcangelo, al di là della doppia cifra ma anche per il numero degli assist. Sì, noi cerchiamo in tutti i modi anche di proteggere i nostri ragazzi perché Piccioni merita tutto il nostro sostegno. Perché in settimana, perché in ogni partita ha sempre dato tutto e dispiace quando vedi un ragazzo che fa qualsiasi sacrificio per arrivare a un risultato. Gli attaccanti purtroppo vengono giudicati solo per i gol e non per il resto del lavoro, quindi lui è in questa grande difficoltà, ma siamo convinti che anche sabato può essere l'occasione giusta per rilanciarsi, ma sabato a Pesaro lui voleva battere questo rigore, ha preso subito la palla perché era più che convinto di sbloccarsi, e quella deve essere la mentalità, non mollare e andare avanti contro qualsiasi tipo di difficoltà. Tra l'altro rigore che si era procurato con un'ottima incursione Persia, che sta crescendo a vista d'occhio, come giustamente diceva Sandro Federico, però è anche il momento di parlare, caro direttore, di mercato. Dove bisogna intervenire? Facile proprio. Ma stasera vorrei parlare di altro. Mancano 3 partite al mercato, sì. All'inizio del mercato. Però qualcosa che si può dire. Tra l'altro probabilmente sarà prolungato fino a fine gennaio. Ah bene, questa è una notizia che ci dai. Quindi mancano 3 partite più altre 3. Quindi tu dici c'è tempo per parlare. Cioè da qui al 31 gennaio può capitare di tutto. Possiamo anche fare 6 vittorie consecutive e lasciare la squadra così com'è. Però non ci sbagliamo se le priorità sono 3, attaccante, centrocampista, di struttura o... Sì, più che di struttura un giocatore muscolare. Muscolare? E poi un difensore, un centrale di sinistra? È un difensore possibilmente mancino,
ma credo che un po' tutte le squadre si stiano muovendo nella stessa direzione, quindi rinforzare tutti i reparti. Noi con i giovani abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi probabilmente i rinforzi saranno anche giocatori con un po' più di esperienza.